Oggi parliamo della dieta chetogenica dei 21 giorni, un percorso alimentare che può permettere di perdere peso in poco tempo senza per questo rinunciare a ricette salutari e gustose. No, non si tratta di una magia. Il segreto della dieta chetogenica dei 21 giorni è un menù vario ed equilibrato, sviluppato a partire dai principi della dieta chetogenica standard. Per entrare nel vivo dell'argomento e aiutarti a capire come funziona la dieta chetogenica, ecco una guida completa in cui vediamo quando è opportuno iniziarla, come fare per ottenere i massimi benefici in 21 giorni e quali alimenti privilegiare per la sua durata. Ma prima, benvenuto o bentornato in questo nuovo video del mio canale. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e creatrice di Wendy Light. E nei miei video ti parlo del mio approccio all'alimentazione chetogenica, paleo, low carb e detox, oltre a tante strategie per tornare in forma. Se ti interessano questi temi, puoi iscriverti al canale e attivare le notifiche. Cos'è la dieta chetogenica dei 21 giorni? Prima di iniziare il nostro viaggio tra i possibili menù della dieta chetogenica dei 21 giorni, è bene specificare subito una cosa. Questo percorso altro non è che una variante a tempo della dieta chetogenica standard, indicato per chi vuole iniziare a perdere peso. La dieta chetogenica è un regime alimentare che rientra nella categoria delle cosiddette diete low carb e high fat. In poche parole, si tratta di un programma alimentare che privilegia il consumo di grassi sani a discapito di quello dei carboidrati. La dieta chetogenica dei 21 giorni mira infatti a farti entrare velocemente in uno stato di chetosi, un particolare processo fisiologico che implica il consumo di grassi come fonte di approvvigionamento energetico. Ma vediamo subito più da vicino che cos'è la chetosi e dopo quanti giorni si inizia a perdere peso. La chetosi è uno stato metabolico in cui i grassi diventano il principale carburante dell'organismo. Per entrare in chetosi occorre consumare meno di 50 grammi di carboidrati al giorno. Per alcune persone questa cifra può variare salendo a circa 100 grammi o scendendo anche al di sotto dei 20 grammi al giorno. Ma dopo quanti giorni si entra in chetosi? In generale sono sufficienti solamente dai 2 ai 4 giorni per raggiungere questo stato metabolico. Durante la dieta chetogenica dei 21 giorni, quindi, occorre ridurre il consumo di carboidrati a livelli inferiori ai 50 grammi, idealmente anche 20, così da entrare in chetosi dopo solo 48-72 ore. Occorre ricordare però che per alcuni individui l'entrata in chetosi può richiedere anche più di una settimana. Per far sì che questo processo avvenga nei modi e nei tempi corretti, il consiglio è di seguire alla lettera i principi della dieta chetogenica standard. E se non te li ricordi esattamente, niente paura, li riassumiamo ora. Il primo è mangiare il giusto quantitativo di grassi. Un errore tipico di chi si approccia per le prime volte ad un'alimentazione chetogenica e quindi high fat è quello di non consumare un quantitativo sufficiente di questo macronutriente. Ricorda che è molto importante consumare il proprio fabbisogno calorico giornaliero tenendo a mente le seguenti proporzioni: 70-75% di grassi, 20-25% di proteine e 5-10% di carboidrati. Cerca poi di praticare esercizio fisico. Il movimento infatti aiuta a stimolare il corpo ad entrare in chetosi. E ancora dormi abbastanza e rilassati. Per raggiungere ancora più facilmente il peso che desideri, è importante che non stimoli il rilascio di cortisolo, che è l'ormone dello stress collegato anche alla comparsa della fame nervosa. Ma vediamo ora i principali alimenti ammessi e consigliati nella dieta chetogenica dei 21 giorni. I cibi prediletti dalla dieta chetogenica sono quelli ricchi di grassi sani come per esempio gli omega 3, antiossidanti e vitamine fondamentali. Ne potrai utilizzare molti per dare vita a nuove gustosissime ricette, dolci e salate. Tra questi formaggi freschi e stagionati, yogurt intero, uova, carne allevata in modo il più naturale possibile, pesce grasso come salmone, tonno, trota, sardine e sgombro, frutta secca e semi oleosi, avocado, frutti rossi, ortaggi a foglia verde, condimenti come olio extravergine di oliva, olio di cocco e burro. Per quanto riguarda invece le bevande e i dolci keto-friendly, il consiglio è di bere molta acqua minerale e consumare al massimo un quadratino di cioccolato fondente al giorno. Per addolcire le tue bevande come il tè o il caffè, puoi sostituire lo zucchero con l'eritritolo o la stevia. Da evitare oppure ridurre al minimo durante la dieta chetogenica dei 21 giorni sono invece i prodotti da forno, i cereali, i cibi processati come scatolame o insaccati, i prodotti light, i dolci, le bevande gassate e l'alcol.
I condimenti da evitare sono inoltre tutti quelli composti da salse a base di zuccheri come il ketchup e nel caso dei dolci lo zucchero semolato e le altre fonti di glucosio. Una delle maggiori paure di chi vuole perdere peso e iniziare una dieta è quella di dover dire definitivamente addio alla bontà di alcuni piatti, specie quelli legati a momenti di condivisione come la pizza, gli hamburger, le torte e i vari dessert. Altri invece temono di non poter più seguire la propria routine riducendo, addirittura eliminando alcuni momenti di piacere come la colazione o gli spuntini, entrambi essenziali per avere la giusta carica durante la giornata ed evitare gli attacchi di fame. In realtà, grazie alla vasta quantità di cibi gustosi ammessi dalla dieta chetogenica dei 21 giorni, menù e spuntini non si trasformeranno in un incubo, bensì in una golosa realtà quotidiana. Per avere un'idea di un menù di dieta chetogenica dei 21 giorni, puoi scaricare l'esempio settimanale gratuito e in PDF che trovi cliccando qui o al link nella descrizione del video. All'interno trovi anche consigli e informazioni utili per approcciare la dieta chetogenica in modo concreto, grazie a combinazioni alimentari facili e veloci da preparare. Ma ci sono controindicazioni? Come forse avrai potuto notare tu stesso, la dieta chetogenica dei 21 giorni è un tipo di alimentazione molto più vario rispetto a tante diete oggi conosciute. Gli ingredienti da essa contemplati sono nutrienti e sazianti e questo aiuta a non eccedere con le dosi. Non preoccuparti se durante i primi 7-10 giorni di dieta ti senti più stanco del solito o avverti cambiamenti a livello gastrointestinale. L'organismo sta cercando di adattarsi e se vuoi aiutarlo ricordati di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Questi sintomi, talvolta accompagnati da mal di testa e mancanza di concentrazione, rientrano sotto il nome di keto flu, che è molto diffusa tra chi intraprende la chetogenica, ma che tende a scomparire dopo pochi giorni. Altro discorso invece va fatto per coloro i quali soffrono di patologie croniche. Soprattutto se rientri in questo gruppo di persone, ma anche se sei in salute, consulta il tuo medico prima di cambiare alimentazione. In conclusione, eccoci arrivati alla fatidica domanda: quanti chili riuscirò a perdere con la dieta chetogenica dei 21 giorni? La risposta naturalmente dipende da una serie di fattori individuali. In via del tutto generale si può dire che solitamente durante i primi 7-10 giorni di dieta chetogenica è possibile perdere fino a 5 kg. Dopo questo periodo di tempo il dimagrimento rallenta e si stabilizza, assestandosi comunque intorno ai 2-3 kg nella seconda settimana e 1-2 kg a partire dalla terza. Ti ricordo dunque che puoi scaricare il menu settimanale di esempio della dieta chetogenica gratuito in PDF con inclusa anche una lista della spesa dal link che trovi qui o nella descrizione sotto il video. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un like oppure con un commento. Ciao e ci vediamo alla prossima!